introduco gli io sono Enrico De Regibus, introduco gli ospiti, a iniziare da Giovanni Truppi, vi chiedo ovviamente un applauso per tutti quanti, Enrico Bisi e Massimo Arcangeli, poi vi racconterò chi sono. Giovanni, io, se sei d'accordo, partirei subito in musica. Iniziamo così, rompiamo il ghiaccio, visto che parleremo molto di musica e di canzone, ma come dire, una rappresentazione subito forse è l'ideale. Sta andando bene Giovanni, dai che ce la puoi fare. Sta andando bene Giovanni, continua a fare male. Sta andando bene Giovanni, dai che ce la puoi fare. Sta andando bene Giovanni, continua a fare male. Bene e male sono migliori amici, bene e male sono due fidanzati, bene e male sono mamma e papà di tutto quello che succede, successo e succederà. Bene e male. Sta andando bene Giovanni, dai che ce la puoi fare. Sta andando bene Giovanni, continua a fare male. Sta andando bene Giovanni, dai che ce la puoi fare. Sta andando bene Giovanni, continua a fare male. E se proprio non puoi fare la rivoluzione, almeno ricordati di non guardare mai la televisione. È normale che non ti viene tutto subito, è normale pure che a volte ti annoi. E cerca di non arrabbiarti troppo con gli altri. Dal loro punto di vista certi torti enormi che ti fanno sono piccoli piccoli. È una questione di sensibilità, ma è pure una questione di centimetri, metri, a volte pure chilometri. Sta andando bene Giovanni, dai che ce la puoi fare. Sta andando bene Giovanni, continua a fare male. Sta andando bene Giovanni, dai che ce la puoi fare. Sta andando bene Giovanni, continua a fare male. E non fare che se ti innamori smetti di esercitarti. E non è vero che l'abitudine di una famiglia ci mettono tre generazioni a cambiare, però la tua natura è la tua natura, e nella tua natura c'è il tuo destino. E sono cose che devi accettare, anche se questo non vuol dire che non devi imparare a finire quello che cominci. Perché gli ultimi metri di corsa sono i più difficili e la pipì si sente di più proprio quando stai arrivando nel bagno. Sta andando bene Giovanni, dai che ce la puoi fare. Sta andando bene Giovanni, continua a fare male. E non è normale che ti senti solo, perché sei solo. Sei solo quando muori e sei solo dopo che muori. E per non sentirti solo dopo che muori ti conviene cominciare a capire fin da subito che cos'è la solitudine. E da queste parti ci dovrebbe essere la differenza tra paradiso e inferno. Perché che te ne fai della perfezione senza la condivisione? E non pensare di poter dare più di quello che puoi dare. E non pensare di poter dare più di quello che puoi dare. E non pensare di poter dare più di quello che puoi dare. Grazie. Ho sognato che facevo l'amore con Superman. Era molto meglio di te. Era grande, era forte, era Superman. Non mi ricordo se aveva il mantello o il vestito blu, o se li aveva poggiati dove poggiavi i vestiti tu. Ma mi ricordo la posizione. Lui mi faceva volare, 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 volare. E invece tu non mi hai mai fatto volare, perché sei pesante, hai questa mente così ingombrante. Ho sognato che facevo l'amore con Superman. Era molto meglio di te. Era grande, era forte, era Superman.
non mi ricordo se aveva il mantello e il vestito blu o se glieli avevo tolti perché nudo mi piaceva di più. Ma mi ricordo la sensazione, forte forte come una corrente, che mi portava, che mi portava, che mi portava, che mi portava, che mi portava. Fuori dalla mente. Sensazione, forte forte come una corrente, che mi portava, 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 che mi portava fuori dalla mente. Da Gig Robot a Superman, Giovanni Truppi, facciamogli ancora un applauso. Grazie. Che io credo che sia una delle cose più interessanti uscite negli ultimissimi anni nel panorama musicale italiano. Lui è napoletano, trapiantato ormai a Roma da una decina d'anni, ha fatto 3 dischi, ma quello che mi colpisce molto sempre quando lo ascolto e la grande personalità che ha. Oggi credo che uno dei problemi grossi della musica in Italia, ma forse non solo in Italia, sia proprio la mancanza di personalità, di originalità. Ci sono molte cose anche valide, ma che ricalcano molto modelli precedenti. Giovanni, secondo me, riesce ad andare oltre, ma dopo magari ne parleremo più approfonditamente. Alla mia destra invece c'è Enrico Bisi, che è un regista. Alla fine di questa chiacchierata proietteremo un suo ultimo film, un film documentario che racconta molto bene le origini del rap in Italia. E poi ancora sulla destra Massimo Arcangeli, che è qui di casa, critico letterario, linguista, che ha già affrontato in passato i temi di cui parleremo questa sera. C'è un suo libro di 3 anni fa, se non ricordo male, Orizzonti Inversi, che in realtà ha 2 sezioni. C'è una prima sezione che proprio è di critica, che racconta in qualche modo la poesia e anche il suo rapporto con la canzone. Questa sera cercheremo un po' di mettere assieme tutto questo, partendo da una domanda: cantautori e rapper, i nuovi poeti? Però prima vorrei parlare con Enrico di questo film. Si chiama Numero Zero, alle origini del rap italiano, e racconta appunto, come dicevo, la scena musicale italiana del rap o del rap degli anni 90, una scena che ha toccato molti, da Torino a Roma, a Bologna, insomma molto, molto diffusa e anche molto differenziata. Raccontaci innanzitutto da cosa è nata l'idea di questo film. Dunque, l'idea di questo film forse è nata un po' da domande che mi venivano rivolte quando mi chiedevano che musica ti piace. Dicevo, ma ascolto, come effettivamente è, un po' di tutto, poi mi piace molto il rap italiano. E la risposta era, ah, quindi ti piace Jovanotti, ti piacciono gli Articolo 31. Io faticavo sempre, sì, ma non solo. Questo, unito al fatto che faccio il regista, quindi mi piace fare i film, mi piace raccontare delle storie, da tanto tempo sentivo l'esigenza di raccontare una storia tipicamente italiana, la storia del rap che arriva
degli anni 80, si ufficializza nei primissimi anni degli anni 90 in Italia e ha tutta una sua stagione che grosso modo dura un decennio per poi in qualche modo finire, cambiare, modificarsi, eccetera. Quindi nasce da un'esigenza personale e da un'esigenza forse anche di mettere un pochino d'ordine. È sempre stata una storia raccontata in modo molto parziale dai media, puntando molto i riflettori sugli artisti di spicco, sugli artisti che avevano molto successo, ma in realtà il rap e l'hip hop comprendevano una galassia ben più ampia, fatta di piccoli capolavori all'interno e riconosciuti da chi ha sempre seguito questo genere come se fosse una sorta di humus collettivo, ma dall'esterno ignorate. Quindi era un po' questo il mio quello che mi ha spinto a fare questo film. Alla fine della lavorazione, quando il film è finito, che cosa hai imparato di nuovo? Ma ho imparato alcune cose che sono entrate nel film. Io chiaramente partivo da una tesi che era quella che poi effettivamente costruisce l'ossatura del film, ovvero che in Italia è nata in un modo strano, è nato in un modo particolare, perché per esempio i centri sociali sono un fenomeno tipicamente italiano. Il rap negli altri posti, a partire dagli Stati Uniti, non è nato e non si è sviluppato nei centri sociali, invece in Italia sì. Però ecco, ci sono stati alcuni nomi importanti che, pur seguendo, avendo seguito sempre la scena, non conoscevo. Per esempio si parla un po' di questo personaggio che si chiama Soul Boy, che è stato a un certo punto un po' quello che ha unito la nostra cultura italiana con quella nera, diciamo. Ho capito che ci sono stati molti elementi personali che in qualche modo hanno disintegrato un tentativo artistico, e quindi questo è stato anche forse un po' è stata una delle principali colpe della fine di quel movimento. Cioè, tu dici percorsi solistici in questo senso? No, credo proprio al di là della musica e al di là del sì, cioè proprio qualcosa di molto più terra terra, che però ha avuto molto peso poi sulla scelta artistica, sulle carriere musicali, eccetera. Quindi non tanto un dio minaccioso che è il commercio, che spesso è stato un po' quello uno dei nodi per l'hip hop, per la purezza dell'hip hop, eccetera, ma quanto proprio più cose forse più umane, ecco, non tanto dovute all'esterno, ma che erano proprio dentro il cuore dell'hip hop e del rap. Proviamo a entrare nel tema specifico con Massimo. C'è questa domanda che incombe da molti anni, ormai dagli anni 70 credo, cioè, negli anni 70 non esisteva ancora il rap, almeno in Italia, c'era la nascita di una generazione di cantautori che poi hanno segnato la storia musicale del nostro paese: De Gregori, Venditti, Bennato, Vecchioni, Guccini, De André, anche se era un po' precedente, insomma, che sono stati spesso definiti già in quegli anni i nuovi poeti. Questa cosa dei nuovi poeti ciclicamente torna da quando il rap in Italia è diventato anche fenomeno di massa negli anni 90, lo era solo per qualche eccezione, è tornata di nuovo questo quesito, questa domanda, anche appunto relativamente al rap. Raccontaci un po' la tua versione dei fatti, ecco, Massimo. Allora, diciamo innanzitutto una cosa: oggi qualcuno pensa che la poesia sia morta. C'è un mio amico critico letterario molto famoso, si chiama Giulio Ferroni, ha scritto poco tempo fa un libro dicendo proprio la poesia è morta con i due ultimi grandi poeti, Giudici e Zanzotto. Però in realtà basterebbe anche soltanto così avere un po' di familiarità con la rete per trovare una marea incredibile di persone che fanno più o meno seriamente poesia. E sappiamo, no? Lo dicono anche le statistiche,
sono molto più oggi quelli che scrivono di quelli che leggono, sia che scrivano libri di narrativa, sia che scrivano libri di poesia. Io credo che sia arrivato il momento proprio di far dialogare il mondo della poesia cosiddetta laureata col mondo della canzone d'autore. Qui abbiamo appunto peraltro Giovanni Truppi, Giovanni lo sa, io amo molto i suoi testi, non solo perché sono estremamente raffinati, ma perché lavorano in modo straordinario a tratti o comunque molto attraente sui ritmi, e sono in molti casi ritmi che io sono stato abituato a sentire come miei da cultore della poesia. Faccio un esempio banalissimo, guardate, un po' per portarla anche su toni che mi piacciono molto, che sono nazional-popolari, perché se vogliamo far cultura oggi dobbiamo far dialogare i mondi, e in questo caso l'alto e il basso. Prendiamo un qualunque componimento del Medioevo, un sonetto. Io prendo un sonetto di Dante e potrei ricantarlo con la musica di un grande cantautore. Non so, tanto gentile e tanto onesta pare, no? Per citare uno degli esempi più classici. Canto malissimo, non sono Giovanni Truppi, ma per far capire come ognuno di noi ha dentro di sé dei ritmi che può riprodurre, tenendo conto dei ritmi che per secoli noi abbiamo elaborato e metabolizzato quando abbiamo letto e straletto i nostri grandi poeti. Tanto gentile e tanto onesta pare, la donna mia quand'ella altrui saluta, che ogni lingua de ventre mando muta, e gli occhi non l'ardiscono di guardare, ella si va sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da ciò in terra mira col mostrare. Cioè, che c'è di più bello che provare a ricantare i versi dei grandi poeti sui ritmi affascinanti che ci hanno preso tanto quanto i grandi poeti, dei cantautori, dei cantanti che conosciamo? Il rap non sarà la nuova forma di poesia, ma è una forma di poesia in un senso largo, in un senso lato, perché i giovani, lo vediamo noi, lo vedo io che insegno, tanti di noi hanno contatti, esperienze con i giovani hanno bisogno di poesia, noi la poesia gliela dobbiamo dare. Chi si sottrae a questo impegno? Il poeta laureato in molti casi. Perché? Perché pensa un po' giustamente che siccome i cantautori hanno il loro spazio, beh, non toglieteci anche il nostro. Però è un errore, perché oggi se vogliamo preservare i due campi dalle loro legittime autonomie, dobbiamo però cominciare anche a farli dialogare realmente. 1979, spiaggia di Castel Porziano, Festival Internazionale della Poesia, un evento che, parlavi degli anni 70, tutti noi conosciamo, e si doveva celebrare la poesia, c'erano tanti giovani, volevano i cantanti e cominciarono a contestare. In un solo caso riuscirono a sopportare un grande poeta. Il giorno dopo, guarda caso, il palco crollò, quasi proprio a sintomo di una poesia che doveva rifondarsi. Ecco, questo potrebbe essere forse il senso del discorso che dobbiamo cominciare a fare. Ognuno con la sua autonomia sappia però apprezzare il lavoro degli altri in termini di condivisione, perché se io leggo il testo di una canzone di Giovanni Truppi e dico accidenti, questo potrei leggerlo anche senza cantarmelo, non perché voglia fare un'operazione antimusicale, ma perché voglio far assaporare, l'ho fatto ai miei studenti, il valore del testo anche senza musica, e io lo faccio e in molti casi i miei studenti apprezzano. Tu Giovanni come la vedi questo rapporto fra questi due mondi lontani e vicini, secondo te? Insomma, c'è bisogno di interazione, e tu quando scrivi, come dire, ti poni in qualche modo il problema di fare poesia, tra molte virgolette? Ovviamente no, nel senso cerco di... No, non penso a questo. E personalmente ho anche un rapporto abbastanza... Non frequento molto la poesia, cioè la frequentazione risale agli studi scolastici, con delle cose che ho anche amato, ma appunto adesso come adesso mi piace molto la prosa, ma non,
non vado troppo d'accordo, non vado d'accordo, ma appunto non è una cosa che cerco, men che meno quando scrivo, nel senso che in realtà poi ovviamente sono felice se il risultato a qualcuno possa apparire poetico, credo, nel senso di interessante o emozionante, ma in realtà cerco anche, o almeno fino a poco tempo fa ho cercato molto di riferirmi al linguaggio quotidiano, all'italiano medio proprio. Certo. E poi c'è secondo me una differenza fondamentale. I testi di canzone, ma anche i testi di rap, devono, come dire, per forza convivere con la... anzi, non è che devono convivere, traggono significato, in qualche modo la musica trae significato anche dal testo che c'è e viceversa. È un connubio che poi è difficile in qualche modo, secondo me, dividere. E poi c'è un terzo dato fondamentale, che è l'interpretazione, la presenza sul palco. Massimo parlava di Castelporziano, e in effetti ci sono anche altre esperienze di poeti che performano, come si dice oggi, ecco. Sicuramente questi mondi devono dialogare, sono d'accordissimo, e in qualche modo probabilmente dialogano. Però è interessante, questo volevo chiederti, secondo te in qualche modo la canzone sopperisce alla mancanza di poesia? Perché tu dicevi, non frequento tantissimo la poesia, la cosa credo che riguardi non solo te, ma tantissime persone della tua età, della mia, insomma anche più giovani, ecco. Secondo te non andiamo più a cercare la poesia perché la canzone dà loro in qualche modo quello che dava la poesia? Ah, eccomi, sono tornato. Credo che certe forme d'arte o di espressione, come la poesia in senso proprio tout court, o per esempio l'opera lirica, erano cose che fino a un po' di tempo fa appartenevano molto di più alle persone, facevano parte proprio del background, anche di persone con un'istruzione non altissima. Ne parlavamo con Massimo poco tempo fa a proposito di Dante, che tipo i pastori i sardi ancora cantano Dante. Questo rapporto con la poesia non mi sembra che sia più riscontrabile, e probabilmente è una cosa che si può trovare nel rapporto con le canzoni, anche se in realtà sono cose e anche rapporti molto diversi. No, forse il rapporto no, però credo che l'opera o la poesia venivano fatte, forse, non so spiegarlo, ma in un modo un po' diverso da come io mi metto a scrivere una canzone. Beh, perché tu quando scrivi una canzone devi per forza, non so i passaggi, se tu hai un metodo, un criterio, però è inevitabile fondere testo e musica. Tu devi comunque badare quando scrivi un testo al fatto che ci devi mettere una musica, o magari parti da una musica, insomma, la poesia ha comunque una sua musicalità interna, insomma. Infatti è bellissimo l'esempio che ha fatto prima Massimo della canzone di Marinella, però comunque bisogna stare, secondo me, molto attenti, perché inserire una musica esterna su un testo poetico che ha già una sua musicalità può essere molto pericoloso. Ci sono stati esempi in passato molto positivi e altri invece che secondo me non sono riusciti. Ecco, però tu quando scrivi, come dire, devi cercare di far interagire questi due mondi, la musica, quindi anche un mondo molto, molto aereo, irrazionale, se vogliamo, e invece un mondo che, per quanto i tuoi testi siano surreali, c'è comunque una concretezza nelle parole, ecco. Tu devi tenere insieme questi due aspetti, in qualche modo, quando scrivi. Ti poni questo problema, cioè come nasce la tua scrittura, insomma? Parti dal testo, parti dalla musica, come li fai interagire? La prima domanda. E la seconda domanda è, i tuoi testi da soli, secondo te, reggono in qualche modo
o c'è un bisogno della musica per, non dico per renderli migliori, ma come dire, per dare il vero senso di quello che sono. Non so se mi sono spiegato. Assolutamente. Allora, scrivo per lo più partendo dalle parole. Ah, interessante, perché spesso succede il contrario. Mi sono reso conto recentemente che non è una cosa proprio tra le comuni, però in realtà ho molta difficoltà proprio quando mi mancano le parole. Se ho le parole, la musica scorre, se non ho le parole è un casino. Rispetto, ma no, secondo me cioè, mi auguro che ci possa essere qualcosa di interessante in quello che, cioè, nelle parole che scrivo, a prescindere dalla musica, ma quello che mi interessa è quello dove secondo me c'è qualcosa di buono in quello che faccio, è proprio cioè, la canzone è proprio perché ci sono le parole e c'è la musica. Non mi interessa, e ci sono le parole, c'è la musica, e in realtà c'è anche una persona che queste cose le porge. Esatto, c'è un'interpretazione, una presenza di palco. Cioè... Sì, i testi, certo, da soli non cerco quella cosa. Poi se hanno una loro autonomia, per me è sicuramente ridotta rispetto a quando sono con la musica. Però cerco il matrimonio, certo, tra le due cose. Enrico, nel tuo film, o comunque nella tua esperienza con il mondo del rap italiano, queste tematiche, bene o male, in modi simili, sono uscite spesso, insomma, ecco. Dal film esce qualcosa di questo tipo? I protagonisti del tuo film, che fra l'altro sono tantissimi, sono 18 mi pare, è un film, non l'abbiamo detto prima, ma è un film costruito facendo interagire materiali di repertorio, interviste a vari personaggi di quell'epoca, insomma c'è una narrazione, è molto interessante, ripeto, dopo lo vedremo. Questi temi del rapporto con la poesia, ma anche del rapporto con la canzone, sono venuti fuori? Sì, in qualche modo sì, nel documentario non se ne parla in modo particolare, però nelle chiacchierate che abbiamo fatto sì, sicuramente. E anche perché il rap ha la particolarità di essere il genere con i testi più lunghi, anche solo banalmente, e quindi richiede una quantità di parole da usare notevole, e quindi questo è già un metro importante rispetto alla canzone, rispetto alla canzone dei cantautori fondamentalmente. Quindi questo è un aspetto che il rapper tende a sottolineare. Però in linea generale, questo appunto riferisco un po' a quello che mi dicono, che mi hanno detto loro, più che sentirsi legati ai cantautori, si sentono forse legati ancora più a una tradizione più vecchia, quelli degli Stornelli. Certo. Sentono un po' quella radice lì, più che quella cantautoriale, anche proprio forse nel modo di esporre poi il testo che hanno scritto. Però è sicuramente un aspetto fondamentale quello l'incastro, il come far combaciare la musica, la parola, cosa viene prima. Spesso alcuni nascono, alcuni testi nascono prima e poi la strumentale viene fatta dopo, alcuni invece si fanno dare la strumentale perché in pochissimi se la fanno e poi scrivono il testo in base a quello. Però credo che sia proprio come dire, un discorso universale per la musica, cioè proprio un punto fondamentale, questo incrocio, questa necessità di rendere comunque il testo ad un livello importante, sicuramente nel rap. Certo, quello sì, da quello nasce. Giovanni è anche un esempio molto interessante dell'uso del recitativo nelle canzoni, nei brani, e quindi in qualche modo il rap è un'altra cosa, però in qualche modo è un ulteriore terreno di mezzo fra la canzone classica cantata e appunto il rap. Tra l'altro in Italia questa cosa dei recitativi
sta prendendo piede, soprattutto nel mondo in qualche modo underground. Credo che uno dei primi esempi siano stati Massimo Volume negli anni 90, che continuano ancora felicemente a fare musica, in cui praticamente il cantato non esiste ed è tutto recitativo. Ma negli ultimi anni, penso alle luci della centrale elettrica, ma ci sono anche altre cose, si cerca questa nuova strada, ecco. Tu come sei arrivato a questa strada? Adesso, prima ci hai dato solo qualche esempio, non so se dopo, ma ci sono dei pezzi tuoi che sono quasi, anzi che sono esclusivamente recitativi, altri che mescono le due cose. Perché questa scelta? Scusa, perché questa scelta è in qualche modo la vedi con delle parentele strette col rap? A me diverte pensarla così, sì, ma perché il rap è una cosa che mi ha appassionato molto negli ultimi anni, proprio per il fatto che al di là dei contenuti, che soprattutto per le produzioni più recenti non sempre mi entusiasmano o mi appassionano, però il modo di porgerli, il fatto di utilizzare una lingua che è simile alla mia, quella della mia vita di tutti i giorni, rende tutto molto già da subito rende il contenuto credibile. Poi posso decidere se mi interessa o meno, però quella credibilità mi interessa molto. Quindi in questo mi piace pensare che ci sia una parentela tra alcune delle cose che faccio e la musica rap. Come ci sono arrivato? In realtà è stata una cosa molto naturale, nel senso che io ho iniziato a scrivere cercando di essere il più classico possibile, cercando proprio quelle che potevano essere delle regole ideali della canzone, con risultati che secondo me sono meno interessanti di quelli che poi sono venuti dopo, facendo un po' come mi pareva, e quindi nei momenti in cui io sentivo che quello che volevo dire, mettendoci le note o una metrica tra virgolette classica, perdeva di forza o di credibilità, mentre invece se lo dicevo come l'avrei detto ad un amico, il risultato era più convincente, ho assecondato quella cosa. Massimo, se volevi aggiungere qualcosa? Questo un po' sentendo parlare loro, e prendendo spunto proprio dall'esempio che faceva Giovanni di Dante, no? Un autore di novelle, Franco Sacchetti, nel 400, racconta di Dante, ovviamente è una novella inventata, che sente storpiare alcuni suoi versi da umili lavoratori. E li rimprovera, dice: ma come? State intonando i versi della mia opera massima, del mio capolavoro, così male? Ecco, se noi ci poniamo invece dall'ottica di Dante, se Dante si fosse visto deturpare i suoi versi, se pensiamo a Dante, sarebbe stato l'uomo più felice di questa terra. Perché Dante aveva in sé questa idea fortissima di popolarità, di diffusione della lingua e della cultura, quindi anche dell'altissima poesia, che oggi no, a noi sfugge completamente, un'idea formidabile che era l'idea stessa del Medioevo. Poi con il Rinascimento sappiamo che cosa è diventata, no? La cultura elitaria per un certo verso, popolare dall'altra. Allora la via della cultura e della letteratura alta, della poesia alta, è la via degli stornelli o la via della canzonetta popolare. E qui ecco perché mi è venuta questa suggestione. Un giorno ero in metropolitana e sentivo dei ragazzi, 15-16 anni, che stavano intonando una canzone che io conoscevo. E mi avvicino per sentire bene e stavano cantando alcuni versi di una canzone di Raffaella Carrà. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Io gli ho chiesto: scusate, ma voi, no, della vostra generazione, com'è che sentite Raffaella Carrà? Una canzone del 1978, se ricordo bene. Beh, primo, sa, noi con YouTube, o comunque noi ormai con internet, facciamo tutti, e poi ci piace. Ho chiesto un po', indagando, no, perché vi piace cantare canzoni di Raffaella Carrà? E una ragazzina, ha avuto 15-16 anni, dice: perché ha raccontato anche la mia storia. Lì ho avuto una piccola grande illuminazione, e infatti adesso questa ve la voglio passare come piccola esperienza. Ho capito che la storia di tanti stornelli, di tante canzoni anche popolari, non solo è la nostra storia,
ma la storia della nostra collettività, la storia dei nostri anche solo 150 anni di storia nazionale. Quando io ho capito questo, che mi ha insegnato una ragazzina di 15 o 16 anni, mi sono un pochino, non dico ridimensionato da accademico, ho cercato un po' di capire come potessi sfruttare questa cosa per valorizzarla, e l'ho fatto. E allora, proprio ve la voglio dare questa piccola esperienza. Cosa ho fatto? Ho preso alcuni versi o titoli di canzoni importanti, o comunque che abbiamo più o meno canticchiato tutti, no? Dagli anni 60 in poi, li ho messi in fila e ne ho ricavato un po' una microstoria che degli anni 60 in poi racconta di noi, almeno racconta di me, di quando ero adolescente, di quando sono cresciuto. Ve la leggo proprio in sequenza, di titoli e versi. Il cielo in una stanza, il suo nome era Ceruttigino ma lo chiamavano Drago. Guarda come dondolo, sapore di sale, sapore di mare. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse. Ma tutto questo Alice non lo sa. E adesso spogliati, come sai fare tu. C'è una ragione che cresce in me, comprami, io sono in vendita. Io so pazzo, Vincenzi, io ti ammazzerò, sei troppo stupido per vivere. Il cobra non è un serpente. Prendi una donna, trattala male, strada facendo vedrai che non sei più da solo. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo. Hanno ucciso l'uomo ragno, ci vuole un fisico bestiale. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Il battito animale, vorrei incontrarti fra 100 anni. La cambio io, la vita che non ce la fa a cambiare me. Ma com'è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, se hai una Vespa special che ti toglie i problemi. Dammi 3 parole, sole, cuore, amore. Rosso relativo, vorrei cantare come Biagio Antonacci. Quando i bambini fanno oh, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te. In radio c'è un pulcino, il sale della terra, Ligabue. Ecco, non sono versi, titoli che più o meno consapevolmente oppure no, ci siamo cantati e ricantati. Questa è l'operazione popolare, certo, strapopolare, anche strapaesana. Però se serve qualche espediente per avvicinare i nostri giovani alla poesia, perché De André? Perché molte delle canzoni di De André sono giocate sul ritmo decasillabico e endecasillabico. Cioè moltissime delle canzoni di De André hanno gli stessi ritmi del decasillabo e dell'endecasillabo classico, quindi si prestano. Perché non farlo? Se, ripeto, pur nella relativa autonomia delle due aree, poesia classica e canzone o grande canzone d'autore, si riesce a creare un terreno comune che c'è in tanti casi di poesia performativa, che c'è in tanti casi ibridi fortemente contaminati di canzone poetica, che c'è nel mondo. Quindi io credo, no, che questa possa e debba essere una strada da intraprendere. Anche per uscire un po' dai propri recinti, insomma. Il tempo è passato, ci sarebbero molti altri temi da sviluppare, ad esempio la differenza nel rapporto con il mercato, più o meno l'hai accennato, insomma, ci sarebbe molto, molto altro da dire, magari ci sarà qualche altra occasione. Però il tempo stringe, quindi io direi di chiudere qua questa prima parte, chiedendo a Giovanni di farci sentire ancora qualcosa, e subito dopo ci sarà questo bellissimo film, forse qualcuno di quella generazione, che un po' anche la mia, riscoprirà cose proprie, e sarà interessante tra l'altro vedere personaggi come Neffa, come J-Ax, come altri che insomma sono arrivati alla grandissima popolarità insieme ad altri come, che ne so, Ice One, che è un personaggio fondamentale nel rap italiano e che è rimasto comunque in un ambito underground. Quindi vi invito a rimanere per la visione del film, e lasciamo il microfono a Giovanni Truppi, alla sua poesia, alla sua musica e alla sua performance. Giovanni Truppi. Grazie. Ecco, questa è una canzone dove non canto, parlo, e in realtà racconta di un dialogo tra due persone, si intitola Conversazione con Marco sui destini dell'umanità. Che poi questa cosa dei cattivi a me non è che mi convince veramente così tanto. Mi sembra più un fatto che mi confonde le idee. Io invece ultimamente sto pensando più a una cosa tipo Matrix. Tieni presente Matrix?
Un fatto tipo Matrix, al posto delle macchine ci stanno le idee, il sistema. E allora partono i discorsi, se va meglio così, se andava meglio prima, se era meglio che Putin andava o non andava in Ucraina. E tu mi dici che sono troppo pessimista. E che per esempio, prima c'erano gli schiavi e ora non ci stanno più. E tu mi fai l'esempio. Gli egiziani tenevano gli schiavi, i romani tenevano gli schiavi, i valvassini tenevano i servi della gleba, gli americani si pigliavano gli africani dall'Africa e adesso gli schiavi non ci stanno più. Altra cosa, prima non c'erano tutte queste libertà e ora ci stanno. Uno può dire quello che vuole, può fare la scalata sociale, le donne possono votare, alla fine legalizzeranno pure le droghe leggere e sarà sempre più facile essere omosessuale. Ma io dico, fino all'Ottocento, per migliaia di anni, le cose sono andate che pochi hanno dominato sui tanti e i forti sui deboli. E se non eri dei pochi, dei forti ci stava poco da fare. E mo' devo pensare che abbiamo preso una strada diversa. Ma ripare che le donne, senza grossi danni, in pochi anni hanno levato di mezzo un'oppressione secolare. Cioè che per pagine e pagine dei libri di storia non c'è la traccia di loro, adesso sono uguali a noi. Ma niente a niente, non è che sono state fottute due volte. E te lo dico perché a volte mi sembra che tutto quanto parte proprio dalla donna. Che con tutte le guerre mondiali, la bomba atomica, gli aerei, internet, la cosa più sconvolgente che è successo in Occidente, non c'è niente da dire, questa parte è proprio la rivoluzione del rapporto tra gli uomini e le donne, e che l'umanità sta ancora completamente stordita da questa cosa. E secondo te non ci sta connessione tra questa cosa e il fatto che ci siano meno famiglie? Non è che la famiglia ti consuma di meno e ti conserva di più, mentre invece un esercito di donne di uomini solo i giovani fino a 40 anni fa girare più soldi, paga più affitti, si compra più telefonini. E non è perché uno deve difendere per forza la famiglia, però non è nemmeno che la famiglia la devono difendere solo i bacchettoni, quindi tu mi dici della libertà, ma io non sono convinto. Semplicemente perché la libertà che è stata lo sparacchio di tutte le tiranniere secoli di secoli adesso non fa paura ma fa soldi. Quindi il problema non è di come sta l'uomo singolo. L'uomo singolo sta male da sempre. Anzi, c'hai pure ragione tu a dire che mo' mediamente l'uomo singolo in Occidente sta meglio. Il problema è di come sta l'umanità. Quello che può sperare, quello a cui può aspirare, quello che può cercare, quello che può sognare. Perché prima, anche se in una maniera sporca, fetente, violenta, scostumata, volgare, schifosa, egoista, malata, gli uomini stanno più assieme tra di loro, stanno più attaccati, stanno più connessi a loro stessi, alla terra, alla storia, e quantomeno un'idea di Dio. E questo non c'è più, non sono sicuro che sia una cosa buona, quindi sono spaventato. E non è che l'origine di questa cosa, quelli che io percepisco come miei veri antagonisti, sono persone fisiche. Non ci credo che un plotti e cattivi che si mettono intorno a un tavolo per decidere come distruggerci tutti. Cattivi ci sono, ma quelli ci sono sempre stati. Però sono uomini. Immagino invece un fatto più pazzo, tipo che pure i cattivi le situazioni gli è sfuggita di mano. Tieni presente Matrix, tipo Matrix, solo che non sono le macchine, il sistema e basta. Una valanga che se ne va avanti per i fatti suoi, e alla fine Google, la BCE, Obama, il Parlamento italiano, la regina Elisabetta. Me li immagino spaventati come noi, vittime e schiavi come me e te. Di una cosa che è immateriale ma in ogni cosa. Dalla sopraffazione alla distrazione. Tieni presente Dio, tipo Dio. Tieni presente il diavolo. Questa è una cosa che i rapper non devono fare. Cosa mi racconti? Quanti amici hai? Quanti dolori hai? Quanti pacchetti di sigarette ti porti dietro quando parti e non lo sai? Quanto ti fermi? Metti sempre poca lingua quando baci e stai sempre zitta, zitta, zitta ed ancora non hai voglia di farlo di mattina. Come sarei contento se tu fossi una piuma. Io sinceramente pensavo che mi aspettavi, o almeno non che ti fidanzavi subito con quel tuo compagno di università, quello che io che non mi ricordavo mai il nome del tuo compagno di università, quello che quando volevo dire quello dicevo quello, quello che sembra ricchione. Sì, lo so che un anno e mezzo non è subito, io però c'ho ancora sempre freddo quando devo cantare. Poi canto e mi riviene caldo e allora mi rispoglio. Come sarei contento di sapere quello che è meglio. Io oggi lo odio, preferivo ieri, anche se poi lo sapevo che tanto oggi veniva. Eppure preferisco domani, e comunque non è che sarà meglio di oggi. Anzi, sarà peggio, ma almeno domani sarà domani, domani, domani. Invece oggi sto qui ad aspettare che domani arrivi. Faccio le valigie, è domenica e tu sei ancora qua.
quando non ci sei. Guardo le tette a tutte, senza pudore, anche le vecchie se ce le hanno abbastanza grosse. E poi mi vengono degli attacchi, tipo dire le cose più terribili a qualcuno solo per fargli male, giusto per provare. E tu adesso dimmi che sono bello e mi vuoi bene, se no faccio il pazzo fino a dopodomani. Fammi un lento chirigoro tra i capelli, fammi tre o quattro carezze, parlami piano piano, dammi un bacio leggero, dai avanti, dammi un bacino. Io oggi l'odio, preferivo ieri, anche se poi lo sapevo che tanto oggi veniva. Eppure preferisco domani, e comunque vorrei che sarà meglio di oggi. Anzi, sarà peggio, ma almeno domani sarà domani, domani, domani. Invece oggi sto qui ad aspettare che domani arrivi e faccio le valigie, è domenica e tu sei ancora qua. Ma ti incontrerò, ti rivedrò, ti spremerò la faccia di capelli e ti chiederò che hai fatto e che pensi adesso di tutte le cose. Quanto tempo si perde a cercare di essere diversi da quello che si è? Ti ricordi quando a Pasqua siamo andati lì per tu per venire avevi sguagliato ieri dalla comunione e non me l'avevi detto? Io tante cose che pensavo non sono più le stesse. Forse me lo puoi dire tu, se mi sono tradito o se sono cresciuto. Che banalità, tutte queste cose che pensavamo fossero solo nostre alla fine le vivono, le piangono, sentendosi tra l'altro unici 10.000 altre coppie di cazzoni. Grazie. Il fatto che noi due, quando ci siamo conosciuti, avessimo meno presente che ci saremmo innamorati, non è importante. Chiaro infatti a entrambi che siamo tutti governati da parti di noi stessi che conosciamo molto poco, che entrano in contatto, si sfiorano e chissà quando è stato che davvero ti ho incontrato per la prima volta che ci siamo detti. Eravamo di spalle, eravamo vicini, se eravamo pirati, eravamo bambini, se eravamo stelle, correnti nel mare. Fatto che noi due, quando ci siamo conosciuti, avessimo meno presente che ci saremmo persi, non è importante. Chiaro
chiaro infatti a entrambi che siamo tutti collegati da parti di noi stessi che conosciamo così poco ma che entrano in contatto, si parlano e chissà quando è stato che ci siamo separati per la prima volta, che ci siamo detti se ci siamo promessi di tornare vicini come uccelli o pirati, animali o bambini, come polvere o luce, disegni sui muri come colori di un quadro che intuisco sempre diverso, sempre uguale a se stesso. Grazie. Non si sente? Eccoci, dicevo, Giovanni Truppi, come avete capito. Allora, passiamo adesso alla proiezione del film numero zero di Enrico Bisi. Il DVD del film, fra l'altro, è disponibile in libreria, quindi fate un salto perché ne vale la pena. Io ringrazio ancora Giovanni Truppi, Enrico Bisi e Massimo Arcangeli. Alla prossima, grazie.